How I Met Puccini, un progetto che è nato circa un mese fa, esattamente l'8 novembre, e nato dall'esigenza proprio di tornare a comunicare con il pubblico e i colleghi musicisti, ma in un format leggermente differente dai normali video e assolutamente da non confondere con la performance dal vivo, che quella è sacrosanta e non si tocca. Ci sono due parole chiave in questo progetto, sono Giacomo Puccini e il contrabbasso. Che cosa c'entrano tra loro? Beh, sono due delle mie grandi passioni. E qua racconterò, insomma, le storie contenute nelle opere di Puccini, le trame, e con dei flashback proprio nella vita personale anche dell'artista, e suonerò le mie fantasie per duo, contrabbasso e un altro strumento che ho scritto durante il tempo. Volevo ringraziare i miei colleghi che hanno aderito così calorosamente per condividere il palco virtuale con me durante queste puntate, i tecnici e soprattutto gli sponsor e i mecenati, gli enti e i teatri che hanno fisicamente reso possibile l'attuazione di questo format. E per questa prima puntata io volevo ringraziare il Teatro del Giglio di Lucca, che ha deciso proprio di sponsorizzare la prima puntata e dar via alle danze. E spero in futuro di potervi invitare proprio al Teatro del Giglio dal vivo per poter ascoltare una o più di queste fantasie, proprio nella città alla fine di Giacomo Puccini. Intanto, buon ascolto! Lire 60, Marco Sala, lire 50, Arrigo Boito, lire 50, Fratelli Sala, lire 20, La incognita di Marco Sala, lire 50. Sono 230 lire e restano ancora il Duca Litta, Noseda, il Conte Sola, Biraghi. Metti che diano fra tutti almeno 100 lire e faranno 330. E il Melzi? Così saranno 430. Questa è una lista di mecenati che appare in una lettera inviata da Fontana
al giovane Puccini. E è la lista di mecenati che hanno finanziato la prima delle Villi, che si è svolta il 31 maggio del 1884 a Milano, al Teatro Dal Verme. Questa lettera mi ha fatto riflettere molto di quanto sia importante la sinergia tra mecenati e artisti. E gli artisti sono cresciuti grazie al mecenatismo. E credo che la lezione più importante, oltre che quella artistica da imparare dai grandi del passato, sia anche quella personale, come si sono mossi nei momenti difficili, e Puccini nella vita ha avuto molti momenti poco piacevoli, ma è sempre riuscito a trovare una soluzione. Lui, come tanti artisti che poi esploreremo nel corso di queste puntate, amici, ma anche nemici, che hanno contribuito alla crescita personale e artistica di Giacomo Puccini. Ma addentriamoci subito nella trama dell'opera Le Villi. Quest'opera è la prima opera che Giacomo Puccini ha composto, ancora si trovava a Milano, era studente sotto Ponchielli. In quest'opera siamo in Germania, nella Foresta Nera, e vediamo dal preludio, scorgiamo questo villaggio in festa, perché stanno preparando una festa di fidanzamento, per i due protagonisti, Roberto ed Anna. Ma Roberto deve partire, perché, cito testualmente il libretto, una vecchia taccagna congiunta ha tirato le cuoia e lui va a riscuotere quello che gli spetta. E nel villaggio sono tutti contenti, tra l'altro il coro canta anche «E crepi camoltoro e non ne sa goder». Effettivamente, ci potrebbe anche stare. Ma cominciamo ad avere i primi sentori di cose che non funzionano quando Anna, insomma, racconta il suo sogno premonitore, dove si vede in fin di vita ad aspettare Roberto che, ahimè, non ritorna più. E Roberto qua comincia a dire ad Anna, ma che stai dicendo? Su via, cosa sono queste sciocchezze? E insomma comincia a spararne una più grande dell'altra e arriva al culmine durante l'aria che dice, senti, puoi dubitare benissimo del tuo Dio, ma mica dubiterai dell'amore che io ho per te, ma veramente? E dette queste parole, lui si fa dare la benedizione da Guglielmo, il padre di Anna e suo futuro suocero, e se ne va beatamente verso Magonza.
Faceva bene a dubitare, altro che. E perché Roberto va a Magonza e viene sedotto da questa sirena, ovvero c'è una che insomma se la fa coi vecchi, giovinetti, insomma do coio coio, e rimane a Magonza e si dimentica totalmente di Anna. E Anna aspetta l'estate, aspetta l'autunno, e con l'inverno non ce la fa più e muore di dolore. E qua avrei una soluzione per Anna. Il buon Frank Zappa aveva trovato un buon metodo per sconfiggere, insomma, i cuori infranti, però non è la sede adatta dove parlarne, quindi per chi vuole può andarsi a documentare. Leggenda, che delle villi la leggenda è detta, e ai spergiuri d'amor suona tremenda. Se muor d'amor qualche giovinetta, nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor v'aspetta. Poi, se l'incontra, con lui danza e ride e, nella foga del danzar, l'uccide. Thank you.
queste villi, diciamo, sentendo anche la musica di Puccini, non sono proprio molto amichevoli, però fanno il loro onesto lavoro, che è quello di vendicare i cuori infranti delle fanciulle che sono state tradite. Come? Facendo ballare il malcapitato, o l'infamone, insomma, io lo chiamerei più infamone, finché non cade a terra esausto, morto di fatica. E queste villi sono spiriti femminili della foresta che agiscono se vengono evocate. E infatti, chi è che le evoca in questa storia? Guglielmo, il padre di Anna, che seduto sull'uscio pensa quanto strazio abbia passato sua figlia, ma proprio con quello si doveva mettere, che me l'ha sedotta, me l'ha abbandonata, eccetera. E poi ad alta voce dice, ma se queste villi ci sono e volete vendicare mia figlia, io non ho niente in contrario. E le villi effettivamente ascoltano, perché le villi ci sono, e come se ci sono. E a quel punto vanno a svegliare il fantasma di Anna, e gli comunicano che il nostro amato infamone, cioè Roberto, sta tornando da Magonza con la coda tra le gambe. Perché indovinate un po'? E certo, la sirena l'ha lasciato con un pugno di mosche in mano, quindi se ne torna a casa cercando di chiedere il perdono di Anna, perché non sa ancora che è morta. Però mentre cammina nella foresta, diciamo che si sente un brividino dietro la schiena, che io lo chiamo rimorso di coscienza, però chiamarlo Villi fa più figo. E appena sta per arrivare e bussare alla porta della casa, viene trattenuto dalle Villi e scopre che Anna è deceduta. Poi però scorge il fantasma di Anna e gli chiede, ma amore, ma non eri morta? E Anna, un impeto, gli fa, t'azzardà a chiamarmi amore? Io non mi chiamo amor, io sono la vendetta. E qua, Anna, mi dispiace, ma in questo momento è diventato uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Perché non è la donna straziata che muore e gli dispiace, no. Dice, io sono morta, ma mo... Scusate, non si possono fare gesti. E quindi, cosa succede? Lei ricanta dicendogli, ti ricordi quanto era bello la scorsa primavera quando ci dicevamo tutte le cose picci picci e ci promettevamo amore e tu mi dicevi no, guarda, sto tranquilla, non... Ah, è impossibile, ma figurati, sono tutte lucubrazioni tue. E invece poi sei andato a fare le cosacce e lui ci spera ancora un sinsinino di avere il perdono di Anna, ma alla fine Anna e alle Villi fanno il loro meritato e giusto dovere e lo fanno ballare finché non cade a terra morto. Thank you.
prima delle Villi, ma sapete chi c'era in orchestra a suonare? Pietro Mascagni come contrabbassista. Io quando ho letto questa cosa sono andata letteralmente al settimo cielo. Pietro alla fine è uno di noi. E sono ancora più contenta di aver fatto tantissime trascrizioni dei suoi brani. E uno ho deciso di riproporlo accanto proprio alla mia fantasia delle Villi, perché contiene lo stesso tema gotico, esoterico delle Villi alla fine, anche perché la storia è tratta dallo stesso autore, Henrik Heine. L'opera in questione è Guglielmo Ratcliffe e ho trascritto per l'occasione, sempre per duo, contrabbasso ed arpa, un estratto dal terzo atto.
perché trascrivere un'opera per due strumenti o fare trascrizione in generale. Le trascrizioni sono molto importanti per espandere il repertorio di uno strumento. Per esempio, il mio strumento non ha un repertorio vasto come quello di un violino o di un pianoforte. E anche a livello tecnico, la trascrizione permette di esplorare zone, diciamo, buie, zone che non sono state ancora codificate, e quindi ha proprio una funzione di crescita strumentale anche. E a livello compositivo è la stessa cosa. Per esempio, Giacomo Puccini ha fatto molte trascrizioni e riduzioni dell'operista che amava di più, che è Wagner. Infatti, nelle Villi possiamo sentire tantissime citazioni dell'autore tedesco e anche citazioni verdiane, altro autore che stimava ed amava molto. Ma c'è un'altra opera che contiene, oltre che citazioni colte, anche autocitazioni, perché da buon lucchese non si butta via niente. Abbiamo citazioni delle prime opere giovanili di Puccini e anche riferimenti e omaggi alla famiglia. Sì, perché Puccini viene da una famiglia di musicisti di quasi quattro generazioni. Ma questa è un'altra storia, anzi, è il continuo della storia. Da 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 da